una giornata un po' così, non tanto bella, per quello che non ho registrato tantissimo, però adesso è ora di cena e quindi devo prepararla la cena, perciò vi faccio vedere cosa farò. Vabbè, come primo farò la pasta alla carbonara, quindi niente di che, niente da far vedere, nel senso, la pasta alla carbonara, la pasta alla carbonara. Ma come verdura da metterci vicino dopo, come secondo, ho scelto i finocchi alla fontina. E quindi adesso vi faccio vedere come dobbiamo fare. La prima cosa dice la ricetta di pulire i finocchi, tagliarli in quattro spicchi e di farli cuocere, di metterli a bollire. Io come al solito li faccio cuocere al vapore, li dice per 15 minuti, quindi appena sento che l'acqua prende il bollore, conto 15 minuti e poi li spengo. Nel frattempo taglierò la fontina a fettine più sottili che posso, perché ci serviranno poi dopo, insieme a una noce di burro e a una teglia. I finocchi hanno cotto, guardate. Adesso, accendo la luce perché non si vede un piffero, la cucina è sporca, ho imburrato due teglie per il momento. E adesso cosa andiamo a fare? Dobbiamo, almeno io faccio così, stacco le parti del finocchio, così, le metto spianate qui e poi andrò a mettere sopra le fettine di fontina. Poi bisogna fare di nuovo finocchi, di nuovo fontina. Comunque ogni passaggio vi faccio vedere. Il primo strato è fatto, l'ho fatto anche qui. Adesso vado a mettere sopra le fettine di fontina e poi andrò a ricoprire con i finocchi. Sembrava venire dal parcheggio. Così è come devono venire. Adesso vi faccio vedere l'altra, eccola qui. Adesso vado a fare anche questa qua, vado a metterci il burro perché mi sono mangiati ancora dei finocchi, quindi vado a fare qua, vedete ce n'è ancora anche del formaggio già tagliato. Queste invece vanno infornate finché sopra non si forma una bella crosticina marrone. Intanto vado a mettere su poi le pentole dell'acqua per la carbonara.